Bene, benvenuti a questa nuova puntata. Siamo quasi a San Valentino, lo vediamo dalla tavola, lo vediamo da queste due belle faccette. Allora, una splendida coppia, Liliana Urbano, insegnante alle scuole Marcelline, l'avevamo già invitata, già conosciuta, e il maritino, Luca Iagnello, ingegnere, una persona seria che però si è prestato. Visto San Valentino, insomma, ci voleva una coppia e abbiamo chiamato i nostri preferiti. Allora, facciamo una ricetta che, insomma, non è un dolce di San No, Valentino, esatto, siamo un po' però ci arrabbiati, ricorda sì. qualcosa. Sì, è una ricetta nostra, è un risotto mele speck, che non è una ricetta che, come dire, è nata con noi come coppia, quando eravamo ancora fidanzati, insomma da giovani giovani. È nata che avevamo già tre figlie, quindi insomma Vabbè. in una vacanza estiva in montagna in Trentino c'erano queste mele Val di appena, Non, per la precisione. Val di Non, Val di Sole, c'erano queste mele raccolte proprio dagli alberi con il bel picciolino. Questa devo dire che ricorda molto perché ce le Vedi? davano proprio col picciolino, È stata presa al ci supermercato, hanno però. anche spiegato come riconoscere le più fresche dal Pensa? picciolo, sì. Ottimo. E una sera era un po' freschino in montagna, ho detto, vabbè, dai, avevamo lo speck, avevamo appena queste mele, dico, Hai inventiamoci visto questo questo risotto? risotto. Ed è piaciuto così tanto anche a tutta la family che ritorna, è una nostra ricetta che ogni Perfetto. tanto Dobbiamo facciamo. dire, per amore di verità, che Luca non si ricordava assolutamente di questo episodio. Sì, ma io glielo Questa fa parte perdono. della vita di coppia che poi ci racconteranno. Esatto, sì. Allora, quindi diciamo subito gli ingredienti. Allora, beh, per un risotto la base ovviamente è sempre Standard. olio, cipolla, il riso chiaramente, il brodo, Ok. per il vino Noi bianco facciamo il per brodo sfumare un col brodo, lo tanniso. Eh sapete? sì, Donne che perché lavorano, bisogna uomini fare dei anche. compromessi. Una volta io facevo il dado col Ah, bimbi, sì, sì, una volta. invece adesso neanche più quello. E le mele Fuji, che Ok. a noi piacciono molto perché sono un po' asprine, croccanti e succose, e lo speck, Quindi un ovviamente, che pezzo di tagliere. speck Poi ovviamente alla che. fine lo si può mantecare con il burro, eventualmente con il grana, ma io non mi esprimo su Io sì, questo. metto il parmigiano dappertutto, invece lì è No, contrario, quindi a assolutamente, seconda dei io gusti, diciamo. esatto. Anche se appunto con le mele forse io non ce lo metterei, a prescindere dal mio gusto, però. Comincio a tagliare la Ma cipolla, diciamo. certo, non metterti a piangere, Luca, perché se parliamo No. di coppia, non puoi far vedere Sì. assolutamente. Allora, Lili, cominciamo olio Odolio, e sì. sì. E intanto, allora, io ti accendo qua. Perfetto. Allora, ragazzi, qui siamo qui perché dobbiamo dare un po' di Brava. consigli alle Sono giovani in questo. coppie. Voi da quant'è che siete sposati? 21 anni. Figli? 5. 5. Beh, dai, Di solito un faccio buon numero, 5. ecco. Un buon Bene, numero, quindi sì, insomma, c'è cioè, avete sempre, una posso certa ancora esperienza, predicare. quindi ai fidanzati, alle giovani coppie possiamo dire qualcosa. Ad esempio, Sì. come si sopravvive, ecco. Esatto, sì. Si sopravvive bene, quali sono i consigli? No, si sopravvive bene, sì, direi anche qualcosa in Certo. più che si sopravvive, cioè insomma, si vive bene, si fa. C'è qualcuno che qualche giorno fa parlava del centuplo e in effetti devo dire che a volte io penso che la fatica è tanta, per carità, l'impegno è tanto, a volte ci si scoraggia, però è anche vero che è un'avventura ed c'è sempre qualcosa di nuovo. Quindi a volte veramente non mi sarei mai immaginata che le cose sarebbero andate così. E quindi penso che continuerà a essere così. È vero che pensavo per una coppia, diciamo, di questi tempi, una coppia moderna, con tutto lo stress che abbiamo, tutte le cose da fare, con un po' anche una solitudine che vive la coppia oggi, o anche la famiglia Sì. oggi, cavarsela da soli è dura, nel senso, voi avete avuto degli aiuti negli anni, cioè, o comunque parenti, altre famiglie, cioè, avete condiviso questo percorso. Questo vi ha aiutato, ecco, non siete stati una famiglia Invece chiusa. sì. Sì, siamo stati molto accompagnati, vabbè, direi in particolare dai miei genitori, Anche un po' dai miei. tutti nei primi anni di matrimonio, con le bambine I nonni piccole, insomma, sì, i importanti. nonni sicuramente.
Poi nel tempo ovviamente, un po' perché ovviamente i nonni comunque invecchiano e quindi certo. Anche il loro impegno va calibrato. Devi curarti di loro. Esatto, sì. E poi sì, le amicizie, il confronto, la compagnia, l'accompagnamento con tante persone diverse, nel senso, forse noi negli anni, non so, anche quando avevamo le bambine piccole, non eravamo di quelli da super compagnia, da uscire ogni volta con creare dei grandi gruppi con gli amici, anche pur avendo amici con anche figli coetanei nostri. Però sì, sicuramente aver avuto sempre comunque il legame con tante persone ha fatto sì che non ci siamo mai sentiti né soli né soffocati nei nostri doveri, nei nostri così. Avevate sempre insomma chi poteva aiutarvi, sì, ecco. Sì. Non è da tutti, perché ci sono coppie che infatti che invece si trovano sole e quindi lontani dai loro genitori, per esatto, esempio, e quindi sono sommerse dallo stress quotidiano, ecco. Assolutamente. E quindi certo per una coppia, poi soprattutto una coppia con figli, non è facile gestire le cose, sì, quotidiane. È sempre un po' il gioco degli equilibri, cioè riuscire a salvare dei momenti, salvare il dialogo, ritrovare dei, insomma, inventarsi anche modi nuovi per ritrovarsi un po' quando si è un po' oberati. Certo. Poi io, se ripenso a quando abbiamo avuto poi il quarto e il quinto figlio, c'è proprio un momento anche in cui stringi i denti e ti proietti in avanti e dici: adesso è il tempo di occuparsi dei piccoli, badare a tante cose, tenere insieme la famiglia, dare anche il gusto di stare insieme ai figli, nonostante fosse molto impegnativo, perché ovviamente 5 bambini sono impegnativi, e anche aiutare che le relazioni tra di loro crescessero, maturassero bene. Però poi stringi i denti e poi devo dire, adesso che sono un po' più grandini, comunque vedi che la scommessa è andata. E poi i più grandi aiutano i più piccoli, sì, poi è sempre così, no? Quello sì. Si creano delle dinamiche nelle famiglie numerose che poi sono... È davvero così, come dicono. Sì, sì. Sì. Che alla fine poi un po' di vino bianco. Poi ogni figlio ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche. Certo. Però è bello vederli che tirano fuori la loro peculiarità, la loro specificità, perché ovviamente non sono fatti con lo stampino e quindi... Ah, una cosa, Simonetta, che è importante secondo me, soprattutto adesso e alle coppie giovani, è che non è che esista una perfezione della coppia. Modello. Un modello, una perfezione. Sì, classica famiglia del mulino bianco, dico. Famiglia del mulino bianco, assolutamente, e neanche un equilibrio familiare da raggiungere è perfetto, perché la vita cambia sempre, quindi in realtà bisogna passare da momenti, da situazioni di equilibrio ad altre, perché poi le cose cambiano e quindi non si può... Intanto inizio a mettere un po' di mela. Quindi ogni giorno bisogna reinventarsi, ritrovare l'equilibrio. Sì, se no il rischio è quello di pretendere che le cose non cambino, e invece la vita comunque, gioco forza, cambia. E le situazioni sono nuove e non è fossilizzando la propria vita familiare che si può scongiurare, diciamo, le problematiche. A volte penso che, non so, sentendo anche un po' i giovani, si dice che non è semplice, cioè, conciliare le proprie aspirazioni personali con un progetto familiare, no? Nel senso che comunque c'è un po' di sano egoismo, sana voglia di realizzarsi. E voi questa cosa come l'avete vissuta? Ma... cioè, si deve raggiungere un compromesso, un equilibrio, sì. E insomma non è facile per niente. Sì, penso anche, allora è importantissimo secondo me proprio parlarsi sempre tanto, anche se si fa fatica, e non tutti noi donne sicuramente amiamo parlare, analizzare, esprimere tutti i nostri sentimenti, emozioni, pensieri. Gli uomini invece sono molto più sintetici e badano poi tantissimo a, cioè, mi stai dicendo un problema, bene, lo risolviamo, mentre magari per noi a volte risolverlo è
stare lì a parlarne per un'ora, no? E quando dopo, cioè... non ci danno soddisfazione. Esatto, esatto. È perché tu intanto parlando ne hai decantato tutto quello che devi cantare e dopo riparti. E, però questa cosa di comunque impegnarsi a parlare proprio tanto, io ricordo in un momento in cui noi dovevamo fare una scelta un po' importante per la nostra famiglia, scherzavamo e dicevamo dai andiamo a fare un po' di terapia, nel senso che avevamo già una figlia che era ancora abbastanza piccola, quindi passeggino e via, e si andava, si faceva una passeggiata, intanto si parlava, però questa cosa è stata fondamentale per quella decisione e per come negli anni a venire poi l'abbiamo gestita. Quindi passare gestita. Del tempo insieme da soli, perché poi con la figlia sì. piccola è come... Insomma, esatto, sì, era ancora il molto... Il dialogo sì. era tra voi questa due. Questa è una cosa che infatti poi in tante altre situazioni ci è un po' mancata, perché comunque poi i bambini hanno un'antenna, no? Quando papà e mamma devono dirsi qualcosa, stai sicuro che qualcuno arriva e ha un bisogno, certo. una cosa, si siede in mezzo. Cioè. Invece è importante trovare del tempo, cioè, ma ce la fate? Trovare il tempo per voi due? Sì. Dipende cioè, dalle situazioni. Ultimamente, secondo Ultimamente, me sì, però bisogna proprio cercarlo. Cioè, nel senso sì, che sì. Però viene si tutto a casa che serve. Tardi, la però sera. Anche lì, come pensavo prima, cioè... disarmandosi, nel senso che a volte un po' c'è l'attesa di dire abbiamo bisogno di parlare di questa cosa, dobbiamo affrontare questa, oppure questo argomento si porta con sé quest'altro e quest'altro, dobbiamo. Magari l'altra persona quella sera è molto stanca, si addormenta, oppure ogni inserimento è casuale. E quindi le cose restano un po' lì. E poi tu la volta dopo, però vedi, ne abbiamo parlato, non sono importante, non è, no, e invece bisogna noi proprio donne a volte siamo svuotarci, cioè, disarmarsi, perché poi quella volta che si riesce a incontrarsi e a parlarsi, anche a comunicare proprio, non sono solo parole, sono anche sguardi, gesti, e allora a quel punto lì ci si accoglie veramente. E non è così scontato, assolutamente è una gran fatica, però sì, ci sono psicologi, sta un po' nel camminare, psicopedagogisti, psicologi eccetera, che dicono che assolutamente la coppia deve trovare almeno, deve uscire insieme una volta alla settimana e lasciare tutto e tutti, figlia qualcuno, allora, eccetera, noi siamo, per posso fare esempi pratici, noi siamo usciti una sera durante le vacanze di Natale perché c'è stata una congiunzione astrale per le quali i nostri piccoli siamo riusciti a piazzarli e una cugina venne da noi, quindi noi abbiamo detto ok, possiamo andare, e la volta prima era stata, se non mi ricordo male, per il nostro anniversario di quando ci siamo messi insieme, okay. Quindi ad ottobre. Ah, vabbè, dai, però insomma, non è proprio una volta sì. alla settimana. No, invece, ecco, una cosa che noi abbiamo sempre detto un sacco, anche quando ci è capitato di parlare con dei fidanzati così, è che anche questa cosa qui è vero, sicuramente fa bene, e magari se uno lo fa con regolarità vive la coppia ancora meglio. Però al tempo stesso non esiste neanche, cioè non c'è una ricetta, per cui se tu segui queste dritte che ti danno altre coppie, i consigli, avere un equilibrio, vedersi con le amiche, fare ognuno il proprio sport, ma come ad esempio, si fa? No, no, cioè un po' perché intanto le vicende della vita non le programmi, non le progetti, non sai cosa ti succede, e quindi ti trovi a volte degli incroci della vita che devi affrontare. E poi perché l'equilibrio te lo devi costruire proprio sulla tua coppia. Perché certo. certe cose che per altre coppie sono fondamentali, magari noi non abbiamo neanche mai sentito il bisogno, ma esatto. oppure io intanto ho tagliato per tanti lo anni no, e poi sì. No, ma Luca, spiegaci un po' che cosa è successo. Allora, perché ci siamo persi in chiacchiere. Sì, sì, abbiamo fatto un soffritto, abbiamo versato okay. il riso. Credo che l'hai anche un po' tostato, giusto, sì, all'inizio. Sì, ho messo il vino poi bianco. Abbiamo versato il vino bianco, il brodo di tanto in tanto, il classico risotto. E poi a metà cottura hai messo, credo, le mele, no? O le anche mele, un po' prima, sì, no, ma quasi poco subito. Poco dopo, sì, con un po' di brodo. Ora mettiamo un po' di speck, ma non, di solito io sto attenta che lo speck non cuocia troppo, perché poi okay. si indurisce un pochettino, esatto, invece deve rimanere. Quindi, diciamo, non proprio fuori...
Quindi lo specchio l'ha messo in questo momento, lo deve essere rotolato prima. No. Esatto, e poi all'ultimo, all'ultimo di solito aggiungo verso la fine un pochino di cubetti di mela, che così restano un pochino più croccanti. Ok, perfetto. Allora, io direi che intanto che cuoce il nostro risotto, facciamo un po' una pausa e ci rivediamo poi. Bene, allora riprendiamo, ci siamo quasi ragazzi con questo ottimo risotto. Vedo che Luca sta tagliando le mele per la decorazione, Luca. Sono le fettine che aggiungiamo all'ultimo per rimanere un po' croccanti. In questo finale volevo un po' chiedervi, ci sono due o tre paroline d'oro per come consiglio? Ma guarda, io una cosa che volevo dire è che prima parlavamo della necessità di parlarsi, eccetera, no? E bisogna avere ben presente che quando ci si siede e si decide qualcosa, non è che si decide qualcosa per lui o per lei, ma per noi. Quindi certo. Bisogna cominciare a ragionare per noi. È ovvio che ci vuole equilibrio, ci vuole reciprocità, quindi... si parlava dei miei impegni, le mie aspirazioni, ci vuole reciprocità, non può essere che una coppia sia sbilanciata per cui uno dei due realizzi tutte uno le sue aspirazioni se l'altro, e l'altro si sacrifica, sì. Ecco, questo magari può funzionare per degli anni ma poi scoppia, esce fuori, mm-hmm. Quindi è importante che ci sia questa cosa, però è anche importante che si ragioni in termini di noi e non in termini di io più io. Non mi ricordo mai chi ce l'aveva detto, ogni tanto sento dire questo slogan che il primo figlio della coppia è la coppia stessa, che merita la stessa attenzione che dedizione che dai naturalmente a un figlio. Certo. E gli stessi tempi, la stessa attenzione. E poi, mentre invece come parole, a me una volta c'è stato parlando così proprio dell'amore di coppia, una persona ci diceva che l'amore è intuizione, arte e dono. E a me questa cosa qui negli anni è tornata tantissime volte, perché l'intuizione è proprio quello che senti dentro di te e che non ti inganna, quando riconosci che quella persona lì, magari anche quando ancora ci si sta conoscendo così, che è quella giusta, è possibile sì, fare una strada, camminare insieme, starsi vicini. L'arte, perché come l'arte c'è bisogno di una costruzione, di una dedizione, di una cura, no? E di una passione anche nel farlo, cioè così... Certo. Un'altra persona diceva, quando la fatica ti fa troppa obiezione vuol dire che qualcosa non va, perché la fatica la devi mettere in conto, però poi la abbracci per qualche cosa di più grande. E il dono, quindi non è più fatica quella. E il dono perché io penso che poi non è, cioè il rapporto di coppia non è solo una cosa che abbiamo fatto noi, in qualche modo la ricevi l'uno dall'altro, ma anche poi a un certo punto, cioè, ti accorgi che non la potresti costruire tu così, quindi vuol dire che stai ricevendo qualche cosa di unico, insomma. All'ultimo qua chiudiamo con una spruzzata di pepe. Ah, perfetto, vedo che avete messo anche delle mele crude, sì, che così rimangono, si scottano appena appena e restano più croccanti, stessa cosa allo specchio, esatto. E poi una bella abbondante perfetto. Spolverata e di pepe. E per chi pepe. Vuole, parmigiano. Ah, e poi bisogna mantecare col burro. Sì, io l'ho già, un po' fatto, e anche se lì la vedo un po' contraria sia al burro che la nostra amicizia. Ma come mai? Proprio non hai un buon rapporto con il parmigiano, vabbè. I bambini della scuola la sanno questa cosa. Ma non è mai capitato quando fate di messa, no. Sì, no, io... A messa no, non è mai capitato. Guarda, io direi che secondo me ci siamo. Perfetto. Mi sembra che abbia allora, un aspetto. Qua chiudiamo. C'è il cucchiaio se vuoi, perché con questo è un po' dura. Okay. Ah ma no, pensavo... Se... Va bene, non c'è problema. Poi vediamo se lo volete, poi più cotto, poi si assaggia. Allora, con un bel risottino per la cena, un bel risottino assolutamente, me, poi perché... il dolce si può comprare. Sì. Allora, facciamo così, azzurra, io mangio qui, brucia ragazzi, mi raccomando. Soffiamo. Vediamo.
Buono, gustosissimo. Bravi ragazzi. Bene. Questo risotto per tutta la famiglia? Sì. Ottimo per San Valentino. Allora, tanti auguri. Tanti auguri. Come passerete San Valentino? Una bella domanda. Così, no. Di solito in famiglia o... Sì, no, un anno siamo usciti. Qualche, non mi ricordo se era l'anno scorso così. Però no, spesso anche i compleanni così, magari ci piacerebbe stare noi due, ma poi i bambini ci prendono. Ma no, vabbè, è bello, cioè non è che... E non è un dovere andare a cena. Sì, sì. Poi io, il mio compleanno è l'8 marzo, quindi è la festa della donna, quindi andare fuori è quasi impossibile, per cui spesso optiamo per delle soluzioni alternative. Allora farete anche voi un buon risotto. Bene, Lilia e Luca, grazie. Grazie, grazie a te. Siete stati fantastici e a presto. Grazie. A tutti, tanti auguri, buon San Valentino.